Tutti, buonasera a questa versione della mia live notturna, no, serale. Allora diciamo good evening, buonasera, good evening, diciamo bonsoir, ok? Shalom per gli ebrei buoni, salam aleikum per gli arabi buoni. Kalispera per i greci, salutiamo tutti quelli della Grecia, ok? Mi dite solo se mi vedete. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Vediamo, volevo vedere se arrivo. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Benvenuti in questa live. Allora, stasera abbiamo l'onore di avere con noi un signore molto molto speciale. Questa live parlerà di Giappone. Mi dite se mi state seguendo, mi state vedendo, mi date segni di vita? Vediamo se riusciamo a avere dei segnali di vita. Boh, che strano, perché non vedo nessuno in live. Boh. Non riesco a vedere delle persone in live. Vediamo. Ok. Comunque, arriviamo al dunque. Questa sera, questa live, se non ce la bloccano, per quanto vedo, non la stanno comunicando, non sta succedendo niente. Non capisco perché questa live è un po' così. Vabbè. Vabbè. Non ho capito se mi vedete o non mi vedete. Oh, qualcuno che è vivo. Allora, questa live, buonasera, buonasera, perché facciamo proprio fatica a connetterci stasera. Allora, buonasera, good evening, dobre vieche per gli amici russi, kalispera per gli amici greci, ok? Buonasera, oh, perché veramente mi fanno arrabbiare questi di TikTok. Questa sera avremo una live molto particolare, molto buonasera. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, il problema è che qui TikTok non segnala quando apro la live. Una volta lo segnalava, adesso no. Ciao, nonna Piera. Ma ciao, amore. Un bacione a questa donna, seguite questa donna stupenda che è nonna Piera. Un bacione a tutte le nonne, soprattutto speciali come te. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, questa sera puntatona, che ormai è diventato un appuntamento, un diario. Questa sera sapete chi abbiamo? Abbiamo un signore, abbiamo una serata speciale con un signore che ha studiato e lavorato in Giappone. Questo signore è un italiano, un modenese. Io ho vissuto a Modena quasi 10 anni. Saluto tutti gli amici di Modena. Un bacione, città meravigliosa. Andate a visitare Modena. E questo signore ci parlerà del Giappone. Vediamo se viene. Allora, questo signore si chiama Federico. Vediamo se viene. Federico, ci sei? Ok. Non lo vedo ancora in live. Non lo vedo ancora in live. Comunque, questo signor Federico ci parlerà del Giappone, ci parlerà della sua esperienza che lui ha vissuto, mi sembra, dal 2005 al 2009 in Giappone. Oh, dai, vieni in live, Federico. Dai, 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 non vedo l'ora. Dai. Allora, così ve lo faccio dire dalla sua bocca, che è un signore modenese, che io amo Modena, è la mia seconda città che mi ha ospitato 10 anni. Devi accettare? Ok. Allora, aspetta, vediamo se riusciamo a fare. Vediamo. Mi dice che connetterai solo con l'audio. No, devi schiacciare dove c'è la telecamerina. Vai dove c'è Ah, gli ho visto omettini. telecamera. Dove c'è gli Salvo. omettini? Ok? Sì. Dove c'è gli omettini? E volevo fare in modo che. Vediamo un po'. Volevo vedere. Allora. Non mi scrivete!
Non mi scrivete, non fate, non scrivete perché mi bloccate la live. Non scrivete. Venite in live ma non mi scrivete. Allora, devi schiacciare dove c'è gli omini qua che dice più ospiti. Poi scorri giù, 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 giù. No, non andare via, sei uscito. Allora, aspetta. Dove c'è più ospiti, Fede? Allora, tu schiacci. Perché stasera, dai, allora poi schiacci la telecamerina. Mamma che nervo, devi schiacciare. Non scrivete. Ciao, Eccoci. Un ciao Federico! Allora, bawa si stasera sente. si sente, aumentiamo il volume al massimo. Aumentiamo, adesso non ti vediamo più però, hai spento la luce. Ok, Hai spento il aspetta che sole e ti accendo la luce. rispento. Sotto Ok. da te. Allora, stasera abbiamo l'onore, non scrivermi Monica, basta scrivermi. Allora, perché mi blocca la live. Allora, qui Un stasera. bawa si sente? Mi Sì, senti? allora spiego. Sì, io ti sento benissimo. Allora, spiego chi è, ma poi lui si presenterà perché voglio che parli lui. Lui è Federico Fava. Lui, quanto ho capito, insegna giapponese e anche un cantante lirico. Ragazzi, cantante lirico, ecco, abbiamo un Ecco. personaggione stasera, eh? E poi sei della mia città che mi ha ospitato 10 anni. Va 10 anni, bene? mo. Allora, facciamo parlare Federico che ci dice chi c'è. Allora, stasera puntata sul Giappone, che ci dirà tutto Sì, sul Giappone. sì. Prego. Intanto, konbanwa. Konbanwa vuol dire buonasera in giapponese. Konbanwa, Konbanwa. konbanwa, avete capito? Impariamo. Konbanwa, konbanwa. 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 Che prende con questa sera Con la K, e guarda come konbanwa. ti Ok. con la K, con la K. Konbanwa, konbanwa e buonasera Io in sono giapponese. Federico Fava, buonasera in giapponese. Ciao a tutti, io pre mi presento, piacere, io mi chiamo Federico Fava, sono di Modena e i casi della vita mi hanno portato a sposare una giapponese e a vivere in Giappone per un certo periodo. Sposato una giapponese. E i Wow, ho i casi della brividi. Ma sei ancora sposato con la giapponese? Sì. sono ancora sposato la giapponese, solo che lei è in Giappone, io sono qui per Va bene, motivi l'amore a distanza familiari, funziona poi sempre l'amore. Bellissimo. funziona bene, non si litiga. Vero? E in Giappone ho vissuto per un certo periodo in Giappone dove ho insegnato lingue e culture italiane e giapponesi, e tornato in Italia insegno giapponese agli italiani. Insomma, mi sembra Figo, giusto. bravissimo. Io poi sono una fissata con la cultura giapponese. Io seguo il Bushido, che uno se parli di giapponese dice sushi. No, ragazzi, c'è ben altro. C'è di più. C'è, oltre al sushi c'è Vabbè, di più. il Giusto? Bushido è Bushi, Bushido. la Ecco, via del grazie, guerriero. tutto corretto. Arigato, arigato, Bushido. Arigato vuol dire grazie, doitashimasu vuol dire prego. Allora, io arigato, gli ho detto grazie. Bushido Bushido. è la via del guerriero. Do e via Bushi, guerriero. Buonasera. Chi è E basato guerriera più di me? la lealtà, la gentilezza, il rispetto dell'altro, anche del nemico. Che adesso mi viene in mente, guardandomi che ho la barba, i samurai prima di andare in guerra per Bushido si facevano la barba, si facevano belli, perché dovevano Vero. essere belli davanti alla morte, se anche se davanti al nemico e anche davanti alla morte. Se avessero dovuto morire, la morte li doveva vedere belli, cioè senza barba. I giapponesi con la barba ce n'è pochi, eh. Comunque non va molto È di moda in vero, Giappone, in generale. è vero. No.
È vero, è vero, è vero. Ma mi sembra che sono 5 o 6 le regole, onestà, coraggio, sincerità e poi anche la pietà verso i deboli. Guardate che il vero samurai è una persona coraggiosa, ma non fa il vigliaccone con i deboli. Lui protegge i deboli e affronta. Perché la differenza tra un cacciatore, e il guerriero, il cacciatore va e spara gli animaletti, il guerriero lotta ad armi pari. Ok? Sì. Lotta da ripari, ma soprattutto lotta con le spade, E come perché si adesso il chiamano cacciatore queste spade? è più facile sparare o tirare delle bombe che lottare con l'arma bianca, insomma. Bravissimo. Spieghiamo che cos'è l'arma bianca a tutti, perché noi dobbiamo arrivare a tutte le persone. Le armi bianche sono quelle di affilate. Grazie, grazie. Arigato, arigato, te lo diciamo in giapponese. Arigato, ci sta mandando le rose. Hai visto che carino? Ringraziamo perché lui è un ragazzo, non posso dire il nome perché me l'ha detto in privato, ma è un ragazzo del Brasile. E guardate che i brasiliani hanno una similitudine ai giapponesi, perché vi ricordo che loro hanno un tipo di diciamo arte marziale che si chiama la capoeira. Ok? Quindi come i giapponesi hanno un tipo, quindi c'è questo orgoglio, questa dignità che abbraccia tutti i guerrieri del mondo, come i guerrieri saraceni, come i guerrieri samurai. È giusto dire samurai o va detto diverso, Federico? Va bene, Samurai. Va bene. La capoeira, che è una specie di danza, sembra una danza, in realtà è un'arte marziale. E Bravissimo! in Giappone, in Brasile, c'è la più grande comunità giapponese all'estero, fuori dal Giappone. Lo so, li ho viste io, c'è le Ginza. Ma smettetela di scrivermi in privato! Ci sono le ginze. Sapete cosa sono le ginze? Spiegalo tu cosa sono le ginze. Se lo pronuncio Le bene. ginze, sì, cosa sono le ginze? Sono piccoli quartieri in Brasile dove vivono i giapponesi. E in Giappone c'è una grossa comunità di brasiliani che spesso vanno a fare lavori che i giapponesi non fanno più, per cui le trovi nelle fabbriche di Obento. Sì, Sergio. L'Obento, sapete cos'è l'Obento? L'Obento, allora, in Giappone esistono dei negozi che si chiamano konbini, dove trovi di tutto, giornali, roba da mangiare, dove paghi le No, non bollette, facciamo c'è la entrare posta. nessuno perché Federico deve avere il suo spazio. Non vi offendete perché questa live poi sarà scaricata e messa su YouTube e voglio dare spazio, non, perché qua c'è una persona, non vi offendete, ma io sono molto, l'ho invitato apposta e ci ha concesso la sua attenzione, vi invito ad ascoltare. Poi alla fine facciamo i commenti, ma lasciamolo parlare tranquilli. Ho detto male, Federico. L'Obento, sì, va bene, certo. L'Obento è un contenitore, una scatola in plastica, oggi in plastica, una volta è antichissimo, una volta era in legno, oggi in plastica, dove ci sono dei piccoli pezzi di cibo. Pezzo di pesce, un pezzo di udon che è pasta tipo i nostri spaghetti. Lo vedete nei E manga? È lo vero che vedete nei nei manga manga. fanno vedere. Nei Ma si dice manga manga fanno o manga? vedere manga. Manga. Nei manga giapponesi, sapete i cartoni animati? Cioè, ve lo guardavate voi, Kiss Me Licia, quella roba lì, no? Si vedeva che gli preparava la colazione con tutti i buchetti e mettevano i pezzettini di cibo. Pensate, è quello? Sì, è quello. Tutti i buchetti, pezzettini di vario tipo, di diversa grandezza, e praticamente cosa succede? Che la pasta è rinsecchita, e anche poi il pesciolino, eccetera, allora c'è una bustina di olio, di salsa di soia, che si mette sulla pasta e rissa, rissa, e uno li mangia, e serve per mangiarli in strada. I Che salarymen, buono.
i Sarariman, che sono Ripeti come si chiama Sarimen? Salariman, buoni Salarimen. salari, Ah, vedi, perché lui mi ha ve lo fatto dico, buoni notare salari, che molte parole in giapponese adesso hanno delle molte parole inglesi sono entrate nel vocabolario giapponese, giusto mi hai detto? Ok. Sarà che escono dal lavoro e vanno in pausa a mezzogiorno, spesso portano con sé questo vento, con le loro bacchette mangiano, poi lo mettono dentro il loro sacchettino di plastica, poi buttano via tutto, li vedi nei parchi, eccetera. Quello è lo vento. E nelle fabbriche del vento ci lavorano molti sudamericani, molti brasiliani, che sono i lavori che non, i giapponesi non vogliono fare. Ci sono addirittura una città vicino a Tokyo, una piccola città vicino a Tokyo, che è quasi tutta brasiliana, per cui è la Wow! comunità più chiusa di brasiliani fuori del Brasile e Che viceversa. bello! Ma che bello! No, no, ma io do conferma perché sono stata a Natal, nel Rio Negro do Nord, e c'erano questa comunità e poi c'era questo ristorante che si chiamava Ginza Blu e si mangiava, ma non adesso che ci sono sushi dappertutto, 20 anni fa, 30 anni fa, perché era il 90. 2000, ho visto la foto. Ginza è un quartiere di Tokyo, che è il quartiere anche dei divertimenti, Ah, dove birichino, un quartiere birichino. quartiere Birikin, dove anche di notte è come essere di giorno, perché il Giappone è il paese più illuminato al mondo. È il Che paese che bello. si vede lungo lo spazio, si vede il Giappone tutto illuminato perché hanno molte, utilizzano molto l'illuminazione. Che bello, ma bellissima sta cosa. Ma tu però l'hai conosciuta in Italia, tua moglie? Non voglio farti, c'è Io l'ho posta per te. conosciuta a Modena. Però. Mia moglie l'ho conosciuta a Modena Ma perché faceva la cantante perché pure studiava lei? canto lirico. Sì, Ah, studiava allora. canto lirico con Vedi? Arrigo Pola, che è stato il maestro di Luciano Pavarotti. Ah, Questo perché significa io ho avuto la fortuna di vedere Mirella è la Freni, sai, memoria di questo significato. Mirella Freni, no? Mirella Freni ha una scuola meravigliosa di questi ragazzi, ho avuto la fortuna, grazie alla prof Marini di Modena. Conosci tu la prof Marini? Che è una bocconiana? Di nome? È vero che è famosa la prof Ma Marini? forse l'ho Sì, vista. è piccolina, è un tipo fighettino, ma è anziana, questa signora. E questa signora qua è una melomane. Che cosa vuol dire melomane? Appassionata di lirica. E lei mi ha iniziato al teatro, no? E giusti i termini, e mi ha portato al teatro di Modena, che è meraviglioso, e ho visto tutti gli allievi di Mirella Freni, perché lei aveva il palco lì, eh? Lo sai che aveva il palco? Cioè, Sì, lo so. ragazzi, meraviglioso. E quindi lei fa faceva scuola con te? No, lei studiava con Arrigo Pola. Allora, Arrigo Ah. Pola è stato il maestro di Pavarotti, e Wow. questo Arrigo Pola negli anni 50 emigrò in Oriente, emigrò Wow. prima nelle Filippine, poi in Corea, poi si stabilì in Giappone per 10 anni. E in Giappone fece un po' di tutto, fece il cantante lirico e il regista e insegnò all'Università di Musica di Tokyo. Ma che bello, che In meraviglia. Giappone molta gente, molti professori di musica che si ricordano ancora di lui. Poi Sì. tornò in Italia e in Italia molti giapponesi venivano a Modena per studiare da lui. Morì nel 1999, quindi ha 80 e più anni. Questa è la storia di Arrigo Pola. E mia moglie era. Posso fare un inciso, ragazzi? Guardate che la lirica ormai gli italiani la studiano poco, la studiano molto i giapponesi, i sudamericani, ma anche tantissimo i russi. I russi! Posso dirlo? Ecco. Molti, molti dai paesi dell'est, dalla Russia, adesso anche dalla Cina. Sì. Precedentemente dal Giappone e dalla Corea. Adesso Sì, Corea del Sud tantissimi. abbiamo l'euro, quando avevamo la lira, per un giapponese
l'Italia era molto più conveniente, perché la vero. lira era stata in Giappone. Adesso con l'euro si è parificato, diciamo così. Sì. Ma più o meno quanto è lo scambio, il cambio, pardon, euro-yen, più o meno, per capirci? Allora, meno 1.000 yen sono 8 euro. Più o meno. Ok. 1.000 yen sono 8 euro. E cosa compri con 8 Quando andai, euro? ma con 8 euro a volte riesci anche ad andare nei ristoranti, quelli che girano con il sushi. Ci sono dei Ah, ristoranti dove aspetta che lo so, teppanyaki, teppanyaki. sì, gira, Sono c'è brava. il nastro Sono brava, trasportatore che porta i piatti. In mezzo a questo nastro trasportatore ci sono i maestri di sushi che ti fanno lo sushi davanti, ti fanno i tocchetti di riso, tagliano il sì. pesce, esatto, i capelli affilatissimi, e poi a secondo del colore dei piatti ha un prezzo. Sì, Allora, quello tu anche a Londra, quello l'ho visto anche a Londra. prendi il tuo piatto, poi alla fine fanno il conteggio del colore del piatto per farti il conto. E lì Sì. riesci a spendere anche solo 1.000 yen. Però. Però Oppure è come in Cina che o Londra che l'acqua è infinita, nel senso, tipo in Cina l'acqua non si paga. neanche in Giappone, perché l'acqua viene dal rubinetto. Non Oh. conoscono l'acqua pesata, e Sì. l'acqua del rubinetto è buonissima perché viene dalle montagne. Buona, eh? Molto buona. L'acqua gasata esiste, quella della San Pellegrino, nei supermercati, ma è rara e costosa, non la conosce Bravissimo. nessuno. Sì, è vero, è vero. È una curiosità, non la conosce nessuno. Lo so che molti di voi andate al sushi e bevete la birra Asahi, la birra Sapporo, ma quelle sono cose un po' occidentali, è vero? Sono un po'. L'Asahi è giapponese, proprio Sì, ma giapponese, nel quella senso noi mangiare con la birra è una cosa un po' nostra, perché loro magari mangiano col tè, cosa prendono il tè? ma loro fanno un'insiemistica di varie cose, fanno un'insiemistica di sakè, tè, birra, acqua, bevono molto più di noi, sono molto più abituati all'acqua, Ah, sono perché per sbevazzoni. loro Allora mi sì, troverei perché bene in per loro Giappone, perché anch'io sono un po' sbevazzona. dire, ma i samurai bevevano, devi bere anche tu. Bisogna stare attenti perché loro sono abituati a bere, amano molto bere, perché si liberano, che sono sempre lì, c'erano un po' tedeschi, sono sempre lì, eccetera, però quando sono in compagnia devono bere per liberarsi Ma che le varie bella, missioni. che belle queste cose, che belle, che belle, che belle. Allora, tu incontri tua moglie a Modena e la corteggi? Sì. No, Dai, sta lei che mi corteggia. modenesi sono gentiluomini, modenesi io li ho conosciuti, sono gentiluomini, è gente per bene, eh. Sì, gli uomini sono gente. Beh, certo. No, è un musicista, pianista, eccetera, che mi ha invitato. Dice, dai, vieni stasera che conosciamo delle giapponesi, va bene. Abbiamo conosciuto le giapponesi, siamo andati a mangiare al ristorante cinese a Modena e lì ho conosciuto mia moglie. No, ma dimmi quale ristorante sei andato, dai, che io la conosco Modena. In quello in Viale Via Le Mele. Amendola, adesso non mi ricordo come si chiama, Vabbè, sì. Anche dove c'è perché la poi Madonna la Prima. città cambia, cambia, cambia. E poi il giorno dopo avevamo pensato di andare. Aspetta, perché sta entrando gente nuova. Allora, noi stasera facciamo una puntata sul Giappone e abbiamo la fortuna di parlare con Federico Fava, che lui è un insegnante di giapponese per chi volesse imparare il giapponese. In più è un cantante lirico, ha vissuto in Giappone quanto 5 anni, giusto? Più o meno? Più o meno. Sì. Quindi, ecco, lui è
ci sta raccontando come si vive la cultura e poi parleremo anche delle tradizioni, perché oggi pomeriggio ci scrivevamo e gli ho detto, ma Materasu e come si chiama l'altro? E i due fratelli, adesso non mi viene in mente. E lui mi fa, non è proprio così. Allora adesso lui ci dice tutte queste cose belle e interessanti. Ok, allora andate al ristorante cinese. Andiamo al ristorante cinese, mangiamo, ridiamo e poi andiamo a comprare una cocomera perché è estate, andiamo a casa di questo musicista e tutti assieme mangiamo la cocomera. Poi avevamo proposto a queste ragazze giapponesi, andiamo al fiume domani, pensando così le andiamo anche sul fiume da bagno. Giusto? Però il Ah, giorno dopo pioveva. birichino, birichino. Il giorno dopo pioveva, allora ci siamo andati alla coppa. La coppia ha fatto un'altra cena assieme alla sera. E da così abbiamo, mia moglie abbiamo cominciato a frequentarsi, ci siamo un po' incontrati, dopodiché mia moglie è tornata in Giappone, però ci siamo, abbiamo continuato a sentirci finché nel 99 sono andato in Giappone io a trovarla e lì abbiamo deciso, dai, sposiamoci, perché siamo Ma che vecchi, bello! avevamo 37 anni. E nel Ma 2001 ci siamo finalmente sposati. dove vi siete sposati? In ambasciata? Non so, Allora, ci chiedo. siamo sposati, sono l'unico uomo che ha sposato due volte la stessa donna, perché ci siamo sposati sia in Giappone che in Italia. In Giappone abbiamo fatto una festa in un albergo dove ci hanno Sì. fatto la ragosta romagnola, in Giappone. Adesso Ma sono dai, italiani, facciamo la ragosta. In Italia invece della chiesa di San Pietro a Modena. che bello! In piedi. No, andate a visitare Modena, che meravigliosa. Lì parlavo oggi della ghirlandaina del Vasari, no? Dove c'è la famosa secchia rapita. E poi il cibo, si mangia benissimo. Si mangia benissimo. Io andavo a mangiare dall'Aldina, gli ho detto, ma poi anche all'antica Moca. Vi ricordo che l'antica Moca è dove arrestarono Maniero, eh? Ti ricordi? Sì. Modena è un po', cioè Modena International. Ciao Nunu, ciao amore. Questo signore del Modena, Giappone, sai? Pavarotti, la Fontana, i tortellini, il tampone, tutte queste cose qui. La Buone, buone, ceramica. buone. Sì. Sì. Perché a Modena c'è il polo chimico con tutto il polo farmaceutico verso Medolla lì, il polo alimentare con tutta la zona dei prosciuttifici, Vignola, bla bla bla, il famoso prosciutto cotto di Vignola viene proprio da Modena, anche la torta Barozzi Vignola. E poi c'è invece a sud, scusate, nord-sud, c'è amore, c'è le ceramiche di Sassuolo. Io ho avuto la fortuna di avere l'ex moglie di Marazzi Ceramiche Marazzi come cliente, una signora tedesca, signora elegantissima, persona per bene, non dico il nome per la privacy, ma signora elegantissima, perché è molto bella Modena, mi è piaciuto perché è piccola, è un po' all'inizio snob. Sono un po' snob, però se poi piano 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 ho conosciuto anche la contessa Forni, che saluto, la contessa Forni. Quindi io ho conosciuto dall'ultimo degli operai ai mega 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 e sono persone veramente deliziose. Che la contessa Forni fa parte dei Cavalieri di Malta, questi così. Persone stupende. Bacioni. E poi quando si mangia siete più uguali davanti al zarpone Bravo! tortellini, Ciao siete più uguali. Yudman, ciao, grazie Yudman. Dagli Bravissimo. industriali all'operaio, quando devo mangiare, sono tutti uguali a Modena. Bravissimo, Questa è stata bravissimo, bravissimo. la particolarità di Modena. Poi devo Dopodiché, dire. Continua. con mia moglie ci siamo sposati nel 2001. E abbiamo vissuto un certo periodo a Milano, poi siamo andati in Giappone, a vivere in Giappone, anche perché io volevo farmi l'esperienza di vivere nella patria di mia moglie. E ci ho vissuto 5 anni, e Ah, là però. insegnavo italiano, lingua e cultura Ma italiana e giapponese. in che parte del Giappone? In che parte?
Senda è una città a 200 km a nord di Tokyo. Pensiamo, Modena, Milano. È una città da 1 milione di abitanti. Ah, però. Attenzione, perché il Un conteggio poco degli abitanti come Torino, eh? è diverso. Torino 1 milione di abitanti, un po' meno, scarsa, a capirci. Grazie. Attenzione, perché il conteggio degli abitanti che si fa in Giappone è differente da quello che facciamo in Italia, perché vengono contate anche i paesi limitrofi. Ah, Perché qui, ok. per esempio, qui in Ok. Modena Comincia. abbiamo il paesino che è Formigine e Casinaldo, che però hanno un sindaco lui. Invece in Giappone è diverso. La città maggiore, il capoluogo, tiene più paesi, per cui ha 1 milione di abitanti. Che bello, che bello, che bello. Ma e poi lì tu sapevi già un po' parlottare o ti arrangiavi con l'inglese? Chiedo. Allora, no, io sapevo già un po' parlottare, in quanto mi sono sposato una giapponese, è chiaro, e poi a Milano ho studiato un po' di giapponese. Oh. Ho fatto un No, corso, per cui quando sono rimasto là. per aiutare anche le persone che magari vogliono fare un passo come te, dire andate, ma fatelo un piccolo corso almeno di imparare Le basi, l'alfabeto. No, devo non so imparare come si come chiamano quei corsi. funziona la scrittura. Ne parliamo, adesso abbiamo tempo di parlare Sì, della sì, sì, sì. scrittura. Bravo. E ho studiato un pochino di giapponese a Milano, poi quando sono andato in Giappone, vivendo lì, si impara e andavo nella scuola per gli stranieri, che là c'è la scuola per stranieri gratuita, paghi solo i libri di testo ed è gratuita. Ci sono queste scuole. Ma che Questo bello. avviene anche in Italia, però anche in Italia per Sì. persone straniere, che È c'è la vero. possibilità. Confermo, confermo, confermo. E io ho imparato un po' di giapponese, comunque a cavallo. Bello, bellissimo. Ma la gente così come ti accoglieva? Era gentile, era per bene. Era accogliente, era diffidente, come erano le persone? Come erano? Allora, Cioè, i ti giapponesi sono sentito. sono molto chiusi e molto riservati e sono molto gentili, molto tranquilli e sono molto gentili, molto sequiosi. Che bello, è il mio E paese ideale. molto gentili e molto sequiosi. Difficilmente dicono in faccia che brutto che sei, no, sono comunque Ma fanno buon dai, viso attivo, no, ma comunque anche accolgo noi non molto bene. diciamo cose brutte, dai, anche noi italiani siamo gentili, però io vedo che loro magari non Vabbè, siamo un fanno, po' più grandi, noi non, io so che italiani hanno, siamo più è grandi. vero che, non, che se uno parla a voce alta, tipo nei mezzi pubblici mi hanno spiegato che non devi usare i telefonini, cioè nessuno usa il telefono, senti Maria, cioè quelle cose non si usano. Allora, i giapponesi parlano a voce bassa e spesso si coprono con il viso con la mano per non disturbarti col fiato, per dirti, e Ah. spesso noi adesso portiamo la mascherina per il Covid, ma loro la portano sempre. Per loro è una cosa Bravo. normale portare la mascherina, perché quando hanno le malattie del raffreddamento si mettono la mascherina per non contagiare gli altri, anche perché in Giappone e in tutto l'Oriente non ci si può soffiare il naso, da maleducato soffiarsi il naso. Loro piuttosto tirano su, sono il Ah, ecco contrario, non diremo perché mi mai. sento sempre Ecco, fare. chi va in Giappone deve abituarsi a questa cosa, sentire tirar su, che per loro è normale. Per noi no, però paese che vai, anzi che trovo. Se è casa Bravo. loro, deve. Però E in nei mezzi Giappone pubblici non gridate, non parlate al telefono, iniziate c'è. a farvi riconoscere, cercate di avere un comportamento silenzioso, educato, Il Giappone composto. è un paese del silenzio. In Giappone
e anche una città di 1 milione di abitanti, esiste un silenzio irreale nei quartieri, esistono dei un silenzio irreale anche sopra le metropolitane, tutto molto silenzioso, molto tranquillo. Allora, a Che proposito di meraviglia, mascherine, in Giappone c'è il cafuccio, che è una cosa che esiste anche in Italia, che non è altro che il raffreddore da fieno. ah. Allora, siccome là ci sono gli alberi in ciliegio, fanno il Ah. polline e montano il raffreddore da fieno, per cui si mettono la mascherina. Per cui Che parlano sottovoce, bello. parlano in giapponese, parlo con la mascherina, capirli è dura. Ma dillo un po' quando è Perché la io stagione dei incontravo ciliegi, così. persone per poi. Dillo un po' quando è la stagione. Ho paura che ci siano i cinghiali a quest'ora nel bosco. Se mi mangiano viva, io vi ho voluto bene. Beh, con chi si può Allora. parlare? No, perché prende solo nel No, ma bosco il mio telefono. Quando è la stagione dei ciliegi? la stagione migliore è la primavera, Ah, perché bello. non Ma fa né la nostra caldo primavera? La né nostra eccessivamente primavera? freddo. Allora, Tokyo d'estate è Milano a confronto dell'estate è quasi inverno, perché Tokyo c'è caldissimo, c'è un caldo umido che fa spavento, un'umidità Madonna. atomica. Mamma mia. D'inverno Tokyo fa meno freddo, fa molto più freddo al nord, che al nord è veramente freddo, ma la stagione migliore è la primavera, perché non è né caldo né freddo. E c'è Hanami. Hanami letteralmente significa guardare i fiori. Ciliegi in fiore, per cui che sbocciano questi fiori sugli alberi, che sono fiori bianco tendente al rosato e profumati, sono uno spettacolo meraviglioso. Se poi vengono Guardate visti in che. colline, sembrano colline innevate. Ma dillo che è un evento Un specialissimo la fioritura dei ciliegi. Guardate che è un evento evento quasi specialissimo religioso, eh? Quasi è religioso, eh? rituale. Ecco. Hanami. Hanami significa guardare i fiori. I giapponesi escono dal lavoro, vanno sotto gli alberi a guardare gli alberi, perché qui queste foglioline cadono, e bevono il sakè mentre guardano Ma questi alberi con i fiori. E questo è dillo un perché po', aspetta, dillo che cos'è il sakè, perché magari molti non lo sanno. Noi bevono il dobbiamo fare sakè. per arrivare il Cioè, messaggio a tutti. È un liquore di riso, giusto? è un vino di riso fermentato, che Ok. a volte è incolore e insapore, per cui bisogna stare attenti, sembra acqua, uno lo beve e poi si ubriaca, perché è una Sì. gradazione alcolica. Sì. A volte a gusto di rosa, a me piace molto il shochu. Il shochu è sakè di patate, sa di patate. Ha Ma questo dai. gusto di patate che mi piace molto. Allora dicevo che i giapponesi bevono perché Io aspettano lo che prendo, questi dopo che ho fogliolini mangiato cadano. tanto, lo prendo che mi fa fare una bella digestione. Perché è caldino, perché è servito caldino. Non so Allora, se. ecco, può essere servito dentro ai contenitori di ferro messi sul fuoco, per cui è caldo. Caldo è Ok. ancora più pericoloso, perché perde, ti va giù bello bello. Inverno, ti va giù bello bello, ma bisogna stare attenti perché il sapore, il colore ci si ubriaca. In Sì. Giappone è molto facile ubriacarsi, i giapponesi bevono tanto e sono molto più abituati al vino di noi. Qui attenzione. Ma io sono piemontese. Ah, se vuoi bevi il Barbera. Posso dire una cosa? È entrato Cosimo che lui è di Bologna. Il signore ha vissuto in Giappone e lui è di Modena. Pensa che bello! Pensa che bello! Pensa che bello! No, perché questo signore viene sempre in live. È un amore di uomo, un proprio dolce. Ciao, ciao Cosimo. Diceva quando c'è con gli alberi e cosa voglio dimostrare con questo guardare gli alberi, i fiori, che comunque un bellissimo spettacolo. Voglio dimostrare la fine delle cose, perché questi fiori di ciliegio poi cadono, dice la fine delle cose, le cose La finiscono. La velocità caducità in cui le cose del mondo, bravo, che caducità bello. delle cose. Ma che romantico, ragazzi, che romantico. Molto bene.
Il problema che si può avere lo tsuyu, che cos'è lo tsuyu in quel periodo? È il periodo delle piogge, perché può arrivare quel per di solito viene o subito dopo la primavera o un po' prima, che è il periodo delle piogge, per cui si può avere misto di pioggia e misto di sole. A Sì. Senga, dove vivevo io, lo tsuyu ha ritardato un anno, è arrivato a luglio, a fine luglio. Noi tutto luglio e tutto agosto non abbiamo visto il sole, solo pioggia. A settembre ha cominciato a pioggia. Per cui si può avere, non sempre, un caso eccezionale, però si può avere questo problema dello tsuyu, questo misto di pioggia e acqua, che è il periodo delle piogge. Comunque, il miglior periodo è la prima. Bello. Perché invece in inverno fa freddo, 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 freddo. Allora, dipende da dove si va. Allora, Tokyo è all'altezza di Roma, come meridiano, per cui più o meno è questo clima di Roma. Se si va al Certo. nord, più è freddo, perché siamo vicini alle Sakhalin, siamo vicino alla Siberia, per Ah, ma cui è più tipo a nord si va, più è quel monte lì dove la freddo. gente Nello va a Kai. suicidarsi? Quel monte lì dove la cos'è il Fukushima, no? Come si chiama quel Fujiyama? Fujian, Fujian. Ecco, che la gente praticamente è la foresta che ti perdi e la gente si va a suicidare. Fujiyama. Perché anche il suicidio è una cosa sacra, perché vi ricordo che anche i samurai, no, facevano harakiri. Invece di fare E pena, allora la preferisco. particolarità dei suicidi? Il problema è che se tu ti butti sotto un treno e ti suicidi, i tuoi parenti, i familiari devono pagare le spese. Cioè, tu ti butti sotto un treno, il treno si deve fermare, ti devono tirare via il corpo, però i tuoi familiari e parenti devono pagare le spese Ah. sostenute. Ah, ci picchia. Questo è un incentivo a non suicidarsi, perché sennò la gente si suicida. Esiste il Meno, ma suicidio anche perché rituale. interrompono. No, interrompono le cose, interrompono i servizi. Vabbè, parliamo di cose allegre, parliamo di cose allegre. Invece Parliamo di parliamo di cose questa cosa. allora. Mi Parliamo di questa parlavi famosa del nord, del nord. della famosa spada del Aspetta che finisco samurai. di dire una cosa interessante, che quando fa freddo dell'Hokkaido, Sapporo, questi paesi all'estremo nord, fanno le gare di sculture di ghiaccio. Ma che bello, ah, Per cui Sapporo è dove fanno anche la birra, Sapporo, eh? Sapporo è dove fanno c'è anche anche la la birra. birra, e dove i più anziani si ricorderanno che negli anni 70 ci furono le Olimpiadi dello sci, che Ah, negli che anni 70. bello. Mi dicevi? No, la spada del samurai, come si La chiama? La spada di Samuele. katana. La katana, che è quella spada ricurva. Allora, in Italia ci sono tanti collezionisti della katana, ne ho conosciuti diversi. Una volta un allievo di giapponese si è presentato al corso di giapponese con la katana. Gli ho detto: scusa, ci arrestano tutti. Ma ha detto: no, perché non è affilata? Perché la particolarità della katana qual è? È l'affilamento, che Ah, ecco. come gli artigiani che lavorano col fuoco, con la pietra, eccetera, finché non diventa affilatissimo. Si fa cadere la piuma sopra, cade. Un artigiano in Giappone ha fatto vedere che una katana messa infilata, messa nell'acqua del fiume, Sì. e una piuma fatta cadere sulla lama, Sì. la prima si taglia in due, per cui Ma sono dai, affilatissimi. Sì. ma guarda che io sono una estimatrice di Kill Bill, no? Chi è che ha visto Kill Bill, il film di Quentin Tarantino con Uma Thurman? E c'è lei che parte e arriva in Giappone e si fa fare una katana. Cos'è da Sì. Torihanzo? 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 No, è vero? Quindi sono armi uniche, cose uniche, Ma uniche.
Poi ci sono le robacce commerciali, ma parlo proprio a livello così, sono cose uniche. Che l'acciaio, la lavorazione dell'acciaio, i giapponesi lo sapevano fare quando noi ancora usavamo la pietra, è vero o no? Certo. Capisci? Perché anche le tradizioni giapponesi. Ecco, una cosa che mi piacerebbe spiegare, perché il Giappone si chiama l'impero del sole. Levante. Allora, le Perché si teorie chiama sono l'impero tante. del sole? Le teorie sono tante. Allora, la teoria più vicino forse alla verità è che nel 600 d.C. l'imperatore di allora del Giappone, l'imperatore giapponese, scrisse all'imperatore cinese chiamando il proprio paese il paese del sole, perché sarebbe il paese nato dalla dea Amaterasu, della dea del Amaterasu, sole, oh, la dea della dea del Amaterasu. sole, Allora, posso fare dea un Amaterasu. inciso? Aspetta, E nella i cultura cinesi. occidentale, aspetta, nella cultura occidentale il sole è dedicato, no? Ad Apollo, questo sole, e invece la luna rappresenta il femminile. In Giappone, poi lui mi ha detto non è proprio così, però il sole sarebbe Amaterasu e la luna suo fratello maschio. Vedete come si sono invertiti i ruoli? Occhio, aprite gli occhi. Il problema è che nel Kojiki, che è uno dei più vecchi testi giapponesi, non si direbbe se Amaterasu è maschio o femmina. Bravo. Ecco, è quello il problema. No, perché anche i Ma suoi genitori, no? diciamo che si Perché? affenda. No, La anche dea perché. Amaterasu, da cui proverebbe la famiglia dell'imperatore. Bravo! Oh! La Cina Cioè, sarebbe la famiglia dell'imperatore. l'imperatore è sacro in Giappone perché le sue discendenze sono dirette con la dea Amaterasu, che è la dea del sole. Non sto scherzando, eh? Allora, quindi. Perché io ti do ragione quello che dici, perché anche il padre di Amaterasu, il padre, che quando muore la madre, poi lui fa i figli da solo, no? Questo fare figli da solo può ricordare un po' un essere ermafrodita, come all'inizio era l'Adam. L'Adam, descritto nella Bibbia, no? Prima era sia uomo che donna. Poi Dio li divide. Capito? Cerchiamo anche di unire tutte le culture e aprire un po' il cervello. Ho detto male? No, giustissimo. Allora, l'imperatore fino al 1945 era un dio, monarchia assoluta. Dopo il 1945 è diventato un essere umano. E il Giappone è diventato una repubblica. Dopo il No, 1945. spieghiamo cosa è successo nel 1945 in Giappone, finisce la Seconda Guerra Mondiale e purtroppo l'America bombarda il Giappone due volte con due bombe atomiche, Hiroshima e Nagasaki. Ok? Quindi i giapponesi Oh, non Sì. passa mai un treno qua. Ah, il treno, devo forse un pigliaccio. Il treno, Ma non il passa mai. pigliaccio. È Macron. Pronto. Oh, non passa mai un treno. Questo è Macron perché questi treni qui non sono italiani, sono tutti, io vivo in confine. Sono tutti treni francesi. Credevo fosse un cinghiale, È ho detto, sono arrivato vero? cinghiale. Ma la SNCF, quella compagnia francese. Ma non passano mai perché sono treni merci, si vede che passano la sera. Comunque, tornando al discorso di Amaterasu, quindi l'imperatore, che è la dea del sole, l'imperatore discende direttamente da questa dea.
E per questo una delle tante ipotesi è che l'impero del Sole, così. Poi tornando invece al discorso della Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo tutti, il Giappone perde la guerra perché l'America bombarda Hiroshima e Nagasaki con la bomba atomica Big Fat, Little Boy, quella roba lì. E io non so, tu hai parlato con qualche giapponese come ha vissuto questa cosa del bombardamento atomico? Così. Sì, beh, chiaramente è una cosa molto scioccante. E qui c'è la versione è che in realtà il Giappone si fosse già arreso. Ma perché gli americani hanno tirato la bomba atomica? Perché i russi stavano arrivando dal Sakhalin, da sopra, e tuttora il Sakhalin, l'isola Sakhalin, sono russi, prima erano giapponesi. Per cui gli americani avevano paura per dare una lezione ai russi, di noi abbiamo la bomba atomica, state fermi, eccetera. Perché pare che in realtà gli imperatori si fossero già resi prima. Questa è una versione. No, perché allora io ho visto un film russo che dice chiaramente che Stalin, brava amore, brava Marina, brava Karasho. Allora, ha ragione lui, Marina parla russo e lei è della zona, non ti dico di dov'è perché se vuoi lo dici tu. Allora, praticamente in questo film che ho visto su Pabieda TV, che me l'avete tagliato, me l'avete chiuso, che era un canale stupendo che mi insegnava tante cose, si vede Stalin, no? Che parla non con Roosevelt, perché Roosevelt era morto, ma con Truman, che era subentrato, e gli dice: noi abbiamo la bomba atomica! E Stalin dice: bravi, provatela sul Giappone. Perché questo, noi abbiamo la bomba atomica, anche se avevano, diciamo, fatto il famoso, come si può dire, conferenza di Teheran, dove Roosevelt, Churchill e Stalin avevano fatto questa nel 1943, avevano deciso di liberare l'Europa, ma come sappiamo, essendo delle grandi potenze, c'erano i generali americani che dicevano: no, ma guarda che bisogna avere paura dei russi, eh? Guarda che quelli lì fanno i fenomeni. Allora, per fare vedere che avevano i muscoloni, hanno tirato la bomba sul povero Giappone. Perché, come dice anche Marina, e come dice anche, vedi che poi dicono che io sono russofila. Russofila vuol dire che tengo per la Russia. Ma invece la storia è questa, che praticamente gli hanno tirato non una, due bombone atomiche, nonostante che il Giappone si era già arreso. Poi io ho parlato con degli americani che microcefali, e sai cosa ti dicono? Ma loro hanno fatto Pearl Harbor! Certo, è come se uno stuzzicadente nel braccio a Federico, e Federico mi dà una clava in testa. Non c'è la proporzione, eh? Non c'è la proporzione, lo Allora, stuzzicadente che la clava. Sei d'accordo? ok, parliamo di Pearl Harbor. Allora, fu l'operazione Pearl Tora, Harbor. Tora, Tora, che vuol Vai. dire tigre, tigre, Tora, Tora. tigre. I giapponesi decisero di attaccare gli americani alle Hawaii e in silenzio, di nascosto, senza fare collegamenti radio, l'aviazione andò a bombardare Pearl Harbor nella Hawaii. E qui ci sono le versioni, Ciao Fede. sposata anche da un film americano, che in realtà gli americani sapevano che i giapponesi stavano attaccando, ma non hanno detto niente perché così avevano la scusa di poter entrare nella guerra. Questo è avvenuto nel 1941. No, ma spieghiamo che il Hanno mondo fatto era questo dividuto con l'asse, c'era il famoso asse Roma, i giapponesi. Berlino, Roma, Tokyo. Tokyo. Ok? Poi Allora, c'erano gli altri. fecero 6.000 marines morti, Abbiamo un e signore che ha vissuto in Giappone, Fede. Stasera seratona. Ciao, c'è Fede. un film americano che si chiama Tora Tora Tora, che sposa proprio Che questa ipotesi ripeti per che Federica cosa vuol dire? Ripeti per Federica cosa vuol dire? vuol dire tigre, tigre, tigre. Mora in giapponese vuol dire tigre. Sì.
Questo film americano sposa proprio la teoria, l'ipotesi che gli americani sapessero di questo attacco, sono stati zitti perché così avevano una scusa per poter entrare in guerra, questo nel 1941. In questo film fa vedere che i radioamatori, radioamatori, Sì. avevano avuto sentito delle voci di giapponesi che parlavano di attacco e lo dissero agli altri gradi statunitensi. Gli altri gradi statunitensi fecero finta di niente. Lo sposo in Ok. questo film, film americano, c'è anche questa versione. Non sapremo Sì. mai. No, però Non sapremo mai. ascolta, io poi voglio dire anche una cosa perché si dice tanto dei campi di concentramento tedeschi, bla bla bla, ma nessuno parla dei campi di concentramento americani negli Stati Uniti, dove ingiustamente chi era giapponese non c'entrava niente con il suo paese Ma di niente. d'origine. È stato chiuso nei campi di concentramento, gli è stato privato di poter avere le attività. Allora, paragonatemi che cosa cambia tra gli ebrei che non voglio dire che erano bruciati nei campi, non voglio paragonare la Shoah perché sennò arrivano gli ebrei si incazzano. Non ho detto quello. Ma gli è stato tolto la possibilità di lavorare, essere liberi e li hanno messo nei campi di non sterminio, di concentramento. Perché erano probabili nemici, ok? Ma senza contare che gli americani i campi di concentramento li hanno fatti anche in Italia e in Toscana dopo la Seconda Guerra Mondiale, cari italiani. Va bene? Hanno preso tutti i fascisti, i filofascisti, li hanno messi lì, ok? Come gli inglesi, io ce l'ho qua con gli inglesi, che hanno preso mio nonno in Libia e l'hanno portato in Kenya, dove si è preso la malaria. E non l'hanno liberato dopo la guerra, ma molto, 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 molto dopo. Informatevi. Continuiamo. Continuiamo, andiamo, parliamo di Amaterasu, continuiamo con Amaterasu, Sì, Amaterasu, che bellissimo. è una delle più importanti dee di tutto il buddismo giapponese. Ci sono un sacco di dee, milioni, non Shintoismo. si contano. Sintoismo, che Shinto è la via degli dei. La dea Amaterasu, la dea del sole, un giorno litigò che è anche la dea dei raccolti del riso, che è importantissimo in Giappone. Un giorno si arrabbiò con il suo fratello per ripicca gli distrusse tutti i campi di riso, eccetera. E lei si rifugiò in una grotta. Le altre dee, per farla venire fuori dalla grotta, e nascondendosi nella grotta, portò con sé il sole, per cui ci fu l'oscurità. E gli dei, tutti gli altri dei, no, noi abbiamo bisogno del sole, dobbiamo tirare fuori la dea Amaterasu da questa grotta. E cosa fecero? Fecero una gran festa, anche le dee nude ballarono attorno agli alberi in un bosco, e il fratello di Amaterasu ebbe un'idea di mettere un grande specchio su un albero. La dea Amaterasu, sentendo questi canti, questi balli, curiosita, venne fuori e vide lo specchio, si incuriosì a vedersi la sua immagine e uscì fuori e ritornò la pace e il sole. Infatti, in alcuni templi, c'è cioè un templo nel sud del Giappone, in alcuni templi la dea Amaterasu viene rappresentata con uno specchio, cioè lo specchio che rappresenta la dea Amaterasu. Ma che bello! Allora, Che la mia, bello! tu vuoi fare il sincretismo fra le religioni? Io te la Sì! faccio subito, la mia esperienza personale. Sì, Io ma sono perché non stato. voglio solo la mia, e qui ci dobbiamo scambiare, se no diventa un monologo, eh. Allora, io sono andato in un tempio buddista durante la preghiera, inginocchiati con un bel sotto il sedere, per cui stai più comodo, e il padre buddista ti voltava le spalle davanti alla rappresentazione del te e ha cominciato a pregare come pregano loro, che è un mantra che lento di continuo, e a battere un legnetto sopra un altro legnetto, toc, 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 in continuazione batteva, toc, 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 tanto avanti per un bel po'.
A un certo punto io mi sono sentito, no, basta, non ne posso più di questo toc toc toc. Poi sono entrato per via di questo toc toc e di questa preghiera, questo mantra continuo. Sono entrato in una specie di trance. Io. Una Io specie di mi trance. ricordo che le vibrazioni, il nostro corpo, ragazzi, è fatto d'acqua. Essendo fatto d'acqua, le vibrazioni vibra anche il nostro corpo e l'acqua dentro il nostro corpo. Non scherziamo, eh? Questa è fisica. Guardate che un signore che si chiamava Giordano Bruno, lui chiamava De Magie, ma in realtà era proprio legato alla fisica, alla chimica, alla matematica. Io sono una cosmista sovietica. Se i cosmisti sovietici credono a un dio, ma inteso come matematico, ma lo stesso che crede la Kabbalah. Lo sai che la Kabbalah crede alla matematica, la gematria, queste cose qua. Quindi Dio è matematico. Sono entrato in una specie di trance, poi un po' giramento di testa, poi ho cominciato a entrare in uno stato di pace e tranquillità. Che Dopodiché, bello! finita la cerimonia, io sono stato tranquillo e calmo per un mese, perché questa qui ha funzionato come ipnosi. Toc, 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 toc. Allora adesso Ma ti anche le chiedo, vibrazioni, ascolta Federico, quelle vibrazioni lì magari hanno riequilibrato. Allora, noi secondo la tradizione anche induista e buddista abbiamo i chakra, no? Dei punti nel nostro corpo, magari questa vibrazione ha riequilibrato i punti che magari lui non stava bene, si sentiva a disagio e lui ne ha avuto, come dice lui, un beneficio per un mese. Capito? Questo, ripeto, non è magia, non è fisica, è chimica, chiamalo come vuoi, è riequilibrare delle energie. Lo yin e lo yang, Allora adesso no? Taoismo, il yin e yang. ti chiedo, questo battere sul legnetto e questo mantra continuo sempre uguale che ha un effetto ipnotico, poi c'è tutto il discorso, chakra, va benissimo. Sì. Come recitiamo noi nelle nostre chiese cattoliche il Padre nostro, l'Ave Maria? Non lo recitiamo, Certo. diciamo Padre Litania, nostro, litania. Litania litania, anche, no? litania. Anche Ecco ora pro dov'è il nobis, senso ora qui. pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis. Il Litania. rosario, cos'è? Il rosario viene dai paesi arabi, dall'Oriente al Medio Oriente. Che cos'è? Bellissimo. È Bellissimo. semplicissimo. Perché non E è te il ne dico rosario. un'altra. È stato inserito postumo. Io vi ricordo che il cristianesimo in realtà è una religione un po' pagana perché ha rubacchiato un po' da tutte le religioni. Non si arrabbino i cristiani, ma è la verità. Ok? Perché l'ebraismo rifiuta proprio l'uso dell'immagine, l'uso di certe cose, invece il cristianesimo ha adottato tutta una serie di rituali che fanno parte dell'Islam, come dice lui, altri rituali che fanno parte, tipo la Dea Vesta, il Tempio di Vesta, no? La mola salsa, l'immolare. Immolare vuol dire massaggiare con la mola salsa, eh? Immolare vuol dire questo, c'è tutta una ritualità rubata anche dal paganesimo, ma inserita anche postuma, eh? Ve lo dico perché anche tutto il rito della Pasqua è anche un po', come si può dire, un po' ebreo e anche un po' della Dea Vesta. Questa è storia, cioè andate a studiarvi la religione, però come dice lui, questa cosa del battere è anche, associandoci al Brasile, sai la capoeira? La capoeira è questa danza, ma in realtà è un'arte marziale e per eseguirla viene accompagnata a uno strumento che si chiama il birimbau. No, tu hai visto? Io ce l'ho il birimbau in ufficio. Questo birimbau è un monocorda con una cassarmonica che è una zucca e viene percossa questa corda, questa, e senti, quindi ha il doppio scopo sia, no? E anche buonanotte, buonanotte, buonanotte. E ha questo rumore, questa vibrazione quasi ipnotica, come dici tu. Ma anche il sufismo, no? Ha questa cosa un po' ipnotica che ti giri su te stesso, fai queste cose qui, no? Oppure anche tipo induisti che stanno in questa posizione, quasi andare a stimolare certe parti del nostro corpo, certe vibrazioni, certe cose. Hai ragione, hai proprio ragione. Lo yoga, la posizione in ginocchio, oltre ad essere una posizione di umiltà, è
Lo yoga cosa fa? Tenere la colonna vertebrale eretta. La posizione in ginocchio ti fa tenere la colonna vertebrale eretta. Ecco dov'è il sincretismo fra le varie. Che i giapponesi hanno anche loro la posizione proprio in ginocchio e ce l'ha anche la Chiesa Cattolica. Lo stare in Bra ginocchio, io È ho vero. lavorato a Milano di Ma chilometri sai che a piedi, no, io volevo andare a no, visitare, no, da 25 io lo so in perché ginocchio. ero una catechista, adesso mi sono sbattezzata, ma ero una catechista, ho studiato teologia, ma proprio delle ore in ginocchio, la penitenza, queste cose, poi veramente vai, cioè sei in uno stato di trance, se Sì. non sei. Anche chiudere gli occhi, questo silenzio, anche l'incenso, no? Questi silenzi, l'incenso. Sono Ti racconto, pratiche. sì, che io ho lavorato a Milano e dovevo andare più tardi in negozi e ci andavo a piedi e quando incontravo una chiesa andavo sempre e mi mettevo in ginocchio sui banchi, non per pregare, perché mi ero accorto che stando in ginocchio passava la stanchezza, perché è una posizione yoga. Bravo, Tieni dritto bravo. la colonna vertebrale, cioè, ecco dov'è il sincretismo tra le varie religioni. Questo È che vero, è si. vero, è vero. Ma anche nell'Islam si mettono in ginocchio, quando pregano si mettono in ginocchio, poi fanno tutto un discorso. Loro addirittura mi sembra che fanno 5 volte al giorno. Allora, parliamo che molte persone lo conoscono della harakiri, bisogna parlare perché Sì, se non ci allora bloccano la live, perché certi argomenti su TikTok non si. Noi parliamo, specifichiamo che così l'intelligenza artificiale capisce, noi stiamo parlando a livello impara con TikTok, a livello storico e culturale e antropologico, no? Capito? Che auguri a mai. allora, Sara significa ventre, Kiri significa tagliare, tagliare il ventre. Niente. Cosa facevano? Cosa facevano i samurai? Per riparare un errore, oppure perché avevano perso la battaglia e non c'era più niente da fare, si infilavano nella pancia la katana, tiravano su, uscivano tutte le budella e praticamente morivano. Siccome questa cosa era molto dolorosa, dopo venne il seppuku, per cui tu facevi l'azione di piantarti nella pancia, tiravi un po' su una lama e dopo dietro c'era una persona che ti tagliava la testa, perché tu Ah, avevi meno già fatto male, l'azione di meno coraggio, doloroso. per cui Però lo non sai c'era che questa più la cosa sofferenza. delle viscere, questa cosa delle viscere, molti non lo sanno, io sono odinista, è una cosa anche molto, se non credete a me, andatevi a vedere un film con Mads Mikkelsen che si chiama Valhalla, mi sembra, ma è un film proprio dei suoi primi, che fanno vedere che proprio c'era questa, ma anche nel Medioevo c'era questa cosa di tirare fuori le viscere, lo adottavamo anche noi, eh? Ok? Quindi non vedete, oh, il Giappone è crudele, no, la morte per ghigliottina è una cosa rivoluzionaria, è una cosa pietosa, nel senso cosa buona, ma è una cosa quasi democratica, quasi buona, mentre in antichità c'era proprio squartare le persone, sbudarla, cioè tutte queste cose, la pena di morte era eseguita così, andatevela a studiare queste Sì. cose, è vero? Che questa è storia, questa è storia. Cioè, Ok, quindi. parliamo di cose più allegre, parliamo della lingua. Sì, è il tuo La lingua pane. Per giapponese. chi volesse, ripeto, per chi volesse, anche, ripeto che questa live andrà anche su YouTube. Io su YouTube metterò anche. Tu hai il tuo canale YouTube? No, ce l'ho, Fatelo. ma è l'ultima notizia. Adesso lo devo Ma fare. guarda, io te lo Devo consiglio, riprendere, perché la lingua non l'ho più utilizzata. tu ti scarichi le tue live, ti scarichi i tuoi video, tu te li metti su YouTube e poi ti insegno io adesso, ti preoccupate, aiuto io. Allora, è una cosa disinteressata, metti gli hashtag, che vuol dire i cancelletti, così chi ti cerca
trova, capito? Quindi è una cosa molto, molto, molto bella questa cosa. E così poi ti taggo e ti possiamo anche vedere. Questa secondo me è una cosa molto figa, molto, molto bella. Allora, adesso parliamo che lui, per chi volesse fare il corso di giapponese, lui insegna il giapponese, ok? Allora, sfatiamo un mito e tutti dicono: ah, la lingua giapponese, ma deve essere una cosa difficilissima, difficilissima. E molti non sanno e si meravigliano che la lingua giapponese è la lingua orientale che si avvicina di più all'italiano. Ma E vero? viceversa, l'italiano è la lingua occidentale che si avvicina di più al giapponese. Perché? Perché molte parole in giapponese finiscono per vocale, come l'italiano. E quando uno si appresta a studiare giapponese, si accorge che c'è una certa assonanza con l'italiano, a differenza del cinese, del coreano, del cinese. Cinese per noi è molto dissonante, per esempio il cinese è il tono. Cioè, tu dici la parola in un tono, cambia il tono, È vero. cambia anche la parola. Il Sì, giapponese non è così. lo so perché io una volta gli ho detto Washo Sabrina, Washo tu, eh? Gli ho detto io sono Sabrina, io sono del segno del maiale, no? Allora, Washo Sabrina, Washo tu, perché io sono del segno del maiale cinese, no? E mi hanno detto, ah? Tu maiale? No, io volevo dire che ero del segno del maiale. Però, come dice lui, è difficile il cinese. Io lo so pochissimo, so tipo ni ha, oppure sai ci è, shu shu, queste cose. Però l'accento è importante, molto, C'è molto gente. importante. Però forse è un Mentre invece in nome. giapponese, non guardate per esempio i nomi propri dei cinesi o dei coreani, dei giapponesi, quelli giapponesi sono un po' più assonanti all'italiano. Ma dai, che Assomigliano un po' di più all'italiano rispetto al bello. cinese, ai nomi cinesi, ai nomi coreani. La lingua giapponese è la lingua cho, soggetto, oggetto, verbo. Il verbo va sempre alla fine, che sembra difficile, che lo è infatti, però è meglio perché Tipo latino il tedesco, tipo latino il tedesco? sì. È Ok. meglio perché alla fine, mettendo il verbo alla fine, non ha le coniugazioni con l'italiano. Ma no, Verbo essere che è del tu, è sempre del su, anche non c'è io sono, tu sei, lui è, noi siamo. No, diventa sempre del su, del tu, del su, del su, del su. E questa è già una cosa particolare. Il vero problema, ma che è molto interessante, è la scrittura, perché la scrittura effettivamente è difficoltosa. come si È chiamano i difficoltosa. ideogrammi, giusto, ideogrammi. Ideogrammi che però i giapponesi si sono facilitati, che i ideogrammi li hanno presi dai cinesi, che però i giapponesi sono molto facilitati perché hanno inventato altri due alfabeti sillabici che facilitano un po' tutto. Abbiamo il kanji, che è il famoso ideogramma. L'hiragana e il katakana, che adesso vi spiego lo so. Cos'è l'ideogramma? L'ideogramma lo dice la parola. Gramma è una parola greca che significa scrittura e ideo viene da idea, cioè idea della scrittura. Cosa vuol dire? Vuol dire che mentre i fenici, che sono quelli che più o meno hanno inventato l'alfabeto a cui noi facciamo riferimento, per scrivere montagna, MON, i cinesi cosa hanno fatto? Non l'hanno scritto, l'hanno disegnato. Hanno Per disegnato quello montagne. ideogramma ha fatto la cunetta. Per quell'ideogramma. E cosa è successo? Che nel corso dei millenni questo disegno si è stilizzato. E adesso abbiamo il diagramma montagne, che nessuno direbbe mai che è montagna. Adesso vi faccio Vabbè. vedere una Sì, piccola cosa. fatti vedere qualcosa, così vediamo. Vi faccio vedere una curiosità. Allora, questo simbolo significa casa. Se Ammazza. è molto stilizzato, la casa sarebbe questo tetto qua.
Quest'altro simbolo che assomiglia alla casa significa Sì. maiale. Maiale? Maiale. Perché? Allora, casa e questo c'ha questa cosa qua che sarebbe il maiale, che è molto stilizzato. Anche qui nel simbolo del maiale c'è il simbolo del maiale con probabilmente il simbolo del mese, perché mangiavano il maiale ogni mese, eccetera. E si avvicina, è simile al simbolo della casa. Perché il simbolo della casa e il simbolo del maiale si assomigliano? Perché i cinesi praticamente tenevano il maiale in casa, come gli Ah, emiliani. Per cui se già, gli non emiliani, sapevo. il maiale, tutto maiale, perché abbiamo il tardo No, ma maiale, eccetera, dillo qual avessimo è il scritto con le complimento, il grandi, probabilmente complimento, ci hanno mandato a scrivere queste cose. allora, il complimento che vi possono fare in Emilia, sapete qual è? Sei come il maiale, non si butta via niente. Non si butta via niente, come al maiale. Adesso vi faccio vedere il simbolo del sole. Questo è il simbolo del sole, che da questa sole, come lo facciamo noi, sono arrivati a questo. Questo è il simbolo del sole, in questo Ah. caso del giorno, simbolo del giorno che viene sempre dal sole. Allora, che cos'è questa linea in mezzo, questa linea che c'è in mezzo? Queste sono le macchie solari, perché 2000 anni fa i cinesi conoscevano già le macchie solari, per cui le disegnavano. Sì. Allora, voi capite che studiando l'ideogramma è difficile, ma c'è la storia di un mondo dietro, è stupendo, è meraviglioso. È vero, è vero, è vero, E adesso vi racconto che cosa è l'hiragana, questa specie di alfabeto sillabico. Quando i ideogrammi arrivarono in Giappone, la maggioranza delle persone scrivevano gli ideogrammi solo i ricchi e i nobili, perché alla maggioranza delle persone veniva impedito di imparare a scrivere perché li volevano tenere in ignoranza. certo. Fra queste persone a cui veniva impedito di imparare a leggere e scrivere, c'erano anche le donne, Bravo. anche le donne povere e ricche. Ma anche Allora le le gay? donne come hanno fatto? Le Ma anche le donne gay? nobili, anche le ricche, donne Ma le nobili e geisha? ricche, E le geisha? no, le gay sono un altro discorso. No, le No, gay secondo se già, me ma ancora, ancora. le geisha sapevano leggere e scrivere perché erano donne di Sapeva. grande cultura, le geisha, eh? Le donne, va bene, adesso ci pensiamo noi. Allora, hanno preso gli ideogrammi e da questi ideogrammi hanno estrapolato un alfabeto sillabico. Cosa vuol dire alfabeto sillabico? Gaghi, gughe, go, zasi, druse, zo, cachi, cucche, co. Le donne. Nell'anno 1000 fu scritto un romanzo che si chiama Genji no Monogatari, che significa racconto di Genji, che fu scritto tutto con questo alfabeto in hiragana e che c'è anche in italiano, è un librone così. Questo racconto di Genji racconta le storie del principe Genji, che era un principe, e la vita delle corti nobili dell'epoca, nell'anno 1000, questa isola sperduta nell'oceano, che è il Giappone, che non facevano nulla dalla mattina alla sera, per cui gli amori, gli intrighi di palazzo, eccetera. Questo romanzo fu scritto da una donna ed è un romanzo che viene letto nelle scuole giapponesi come noi leggiamo i Promessi Sposi. Ma Uguale. come si chiamava questa donna? Come si chiama questa donna? Adesso non ricordo, sinceramente, non mi Ma il ricordo. libro si chiama? Ma in casa Italia, penso che sia stata la Zanichelli, c'è un librone così che è il racconto di Genji in italiano. Lo potete Genji, trovare. Genji, Genji, Genji. Ok. E adesso cosa serve questo alfabeto? Adesso serve nella grammatica, proprio nella coniugazione dei verbi, eccetera. Comunque questo c'è. Parliamo del katakana, altro sistema di scrittura. Gli allievi padri buddisti, intorno al 700 d.C., che studiavano il buddismo che veniva dalla Cina, India, Cina, Giappone, Sì. probabilmente c'era uno che scriveva la Lavagna, scriveva la Lavagna in ideogramma. Siccome gli ideogrammi sono difficili, questi allievi buddisti cosa hanno fatto? Hanno estrapolato un alfabeto sillabico e l'hanno chiamato katakana, una specie
di stenografia. Adesso stenografia è una cosa per cui si scriveva, scrivevano quando le Non l'ho persone mai potuta parlavano. imparare, mi sta tremendamente sulle scatole sta stenografia. Si chiama katakana. Cosa serve, e qui è il bello, cosa serve questo katakana del giapponese moderno a scrivere le parole straniere? Quali sono le parole straniere? Quelle non giapponesi, non coreane e non cinesi. E signori, qui viene il bello, perché questo alfabeto sillabico ha delle sillabe che non possono essere divise. Per esempio, il to e il do. Per cui un povero anglo-americano che arriva in Giappone e si chiama Robert diventa Roberto. Ma Italianizzato. siamo da Roberto, che in scrittura diventa Ruberuto. Siccome la U è una muta, è una semimuta, non la pronunciano, ma dicono Roberto. E questo dice, mi chiamo Robert, Roberto. Allora in Giappone noi abbiamo Internetto che è Internet, abbiamo McDonald's che è McDonald's. I giapponesi che vengono in Italia vanno a fare il bancomat, perché il Ma se bancomat diventa bancomat. mia nonna dice ste robe in dialetto, in bancomat. Abbiamo Mosato che è Mozart, abbiamo l'aeroflot che sono l'aeroflot, le aerolinee russe. C'è E quella tutto russa, questo. sì. Allora, se voi andate in Giappone e tentate di parlare inglese, loro vi rispondono, ma vi rispondono nel Japanese, che è un misto tra il giapponese e l'inglese, cioè una cosa inventata da loro. Sì, Fate perché prima io imparare il giapponese ho visto un tuo video che dicevi del gelato. Loro il gelato lo dicono ice cream, no? Ice cream. per parlare. Ice Il? cream. Ice cream? Ice cream, Ice cream? dice ice cream, io vado a McDonald's, vado in internetto, parlano così. Ho Guarda. l'aircon è air conditioner, aria condizionato, È un c'è po' il passaporto, come c'è il personal computer. come si chiama? Alla Little Italy parlano un po' così, eh? Alla Little Italy non parlano un po' così? È Parlano un po' vero? così. Alla Little Italy di New York parlano un po' così. E cosa strana, i nostri nomi si adattano molto a questo katakana, per cui Federico resta Federico, Bello. non è come Robert, e per cui è anche molto divertente. Allora, io una volta sono andato a un concerto che sul guantino c'era scritto che c'era una pianista che suonava musiche del famoso compositore di pianoforte Risutto. Risutto alla fine era la R e una R. La una semiminuta diventava Liszt, era Franz Liszt. Ah, cioè Per non ci cui, sarei mai arrivata. Non ci sarei mai no, arrivata, Franklis. loro lo chiamano Liszt. Ti piace Liszt? Che è Liszt, Franz È Liszt. listo, è listo, è listo. Questo è il katakana. Ecco perché il giapponese è anche divertente studiare. È vero. Cioè devi riscrivere tutte le tue info, no? Tutte. Il corso che ho fatto io sono 5 lezioni di base da 1 ora e mezzo e si imparano le basi, la pronuncia, Ma la davvero? scrittura, le basi Ascolta. della scrittura. Ripetiamo, lui dice che con 5 lezioni di 1 ora e mezza voi sapete le basi, cioè puoi andare in Giappone tipo nei ristoranti e dire un po' d'acqua, un po' di vino, grazie, prego, queste robine qui? Poi hai farinatura, puoi presentarsi. Con il massimo, Federico Fava, piacere, io sono Federico Fava. Puoi dire vengo da Modena, sono italiano, dove venite, puoi chiedere l'ora. Puoi Fai un esempio parlando in giapponese, piacere. Azimemaste, 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 Azimemaste vuol dire piacere. Watashi wa io Fava Federico Des. Favo Federico son Modena Ma no tipo hito Namaste ricorda come Namaste, può essere un po' simile, tipo Namaste, questa roba. Può sì, lo essere? sai, è difficile. Allora, per esempio, vi dico che nome si dice Namae,
Namae. Namae, perché probabilmente viene dal latino, perché sono arrivati i gesuiti, sono arrivati i portoghesi che hanno Sì, portato qualcosa. hanno Quindi fatto malanni anche Namae, lì i gesuiti, eh. devo dire, Però probabilmente l'imperatore viene dal tagliava latino. la testa ai gesuiti quando rompevano, eh. Ecco, facevo mica i Sì, furbi. infatti, il Giappone di 300 anni Ma è vero che hanno trovato anche dei resti di antichi romani in Giappone? C'è qualcuno che dice anche questo? può darsi che siano arrivati, ci sono arrivati. Che avevano trovato Voglio delle dire, monete romane, delle monete romane. può darsi sicuramente che ci sono arrivati, ma hanno trovato dei resti vichinghi in America, cioè Cristoforo. Bravo, Cioè, Colombo l'ha bravo, scoperto, è stato bravo. scoperto da Sai molti. la famosa Cavo anche Colombo mappa stava di mandato perché avevano Pirenei? bisogno della Spagna, aveva bisogno. Ma tu lo sai la storia della mappa di Pirenei, no? La sai la storia della mappa di Pirenei? Cioè che dicono che Colombo ha scoperto l'America. In realtà questo qui era un volpone, era entrato. Tra l'altro, sai che la mappa di Pirenei era stata presentata prima di arrivare in mano spagnola, era stata presentata ai turchi, all'impero ottomano, però hanno detto: ma a noi non ci interessa, non me ne frega niente. E poi andò in mano spagnola. Capito? Ma prima era in mano araba ottomana e poi ha detto: ma noi non ci interessa, ci basta stare qua, e andò in mano spagnola. E vi ricordo che la Spagna diventò proprio una grande potenza grazie alle Americhe, e un'altra nazione capì e intuì che business stava facendo la Spagna, e la regina Elisabetta I inventò i pirati. Guardate che quella, altro che dicono che le donne inglesi, ma ha ragione Putin, non c'era solo la Margaret Thatcher. Io vi invito a vedere la storia di Elisabetta I, che era proprio una volpona terribile che faceva affondare le navi spagnole. È vero, Federico? Sai la storia, furbo. Ha messo in piedi lei sto business della pirateria, eh? Furbona, furbona, furbona. Però, quindi in 5 lezioni di 1 ora e mezza tu puoi dare questa possibilità di avere le basi, ma non, se vuoi dire lo dici, più o meno il costo. Se non lo vuoi dire, gli dico di contattarti in privato, se no, se vuoi dare un'idea più o Il meno. costo totale sono 100 euro, 5 lezioni di 1 ora e mezzo sono più o meno 20 euro a lezione. Ragazzi, 100 euro. manco una È pizza, conveniente. manco una pizza. Manca Cioè, una io ve lo pizza. dico perché la cultura, la pizza ve la mangiate e già dimenticata. 100 euro Già invece dimenticato. avete una base. Ok, mi sembra molto, molto a buon mercato, perché vi ripeto, lezioni di latino, sai quanto costa una lezione di latino all'ora? Siamo dai 50 a 60 euro all'ora una lezione di latino, eh. Quindi, volendo, uno lo può fare anche online, che ne so, via web, via webcam, via WhatsApp. Sì. Via, E tu sì, può farlo. gli dai una sorta di dispense, non so, gli fornisci delle dispense, delle cose, via, che non so, magari gli mandi dei file. Mando dei file, si può fare via Zoom, via Google Meet, eccetera, Bellissimo. eccetera. Ma è bellissimo. Guarda, io penso che è una cosa, Oppure perché si può se tu fare. vuoi conoscere una cultura, devi comunque, io ad esempio che mi sono approcciata anche all'arabo, ho fatto un corso di arabo classico, l'ho fatto dai gesuiti, ma ripeto, ho pagato molto di più. Ho pagato molto di più, vabbè, e poi era una classe, cioè una cosa collettiva. Invece qui parliamo di una cosa vis-à-vis, che ha un altro valore. Ricordatevi che una lezione privata vale 10 lezioni di gruppo, per quanto io parlo per me. Un'altra cosa che io faccio, siccome tutti mi chiedono ma come scrivono questi giapponesi, come scrivono questi giapponesi, io ho ideato un corso proprio su questo, che è un corso culturale che possono fare tutti, ed è un corso solo sulla scrittura giapponese, che è un corso che può fare anche in 2 ore. È chiaro che uno può farlo anche 3 lezioni in 1 ora e mezza, come vi ho spiegato, l'ideogramma,
Viregani, Katakana, come vedevamo, o può farlo anche solo 2 ore. Chiaramente quello da 3 giornate, un'ora e mezza, per mezzo è più approfondito, quello in 2 ore è già più. Ed c'è No, anche se... questa possibilità. Ed è un corso culturale adattissimo anche per associazioni culturali, cose di questo tipo, per... ed è un Ma corso anche proprio per culturale chi che puoi vuole, fare a chi interessa faccio un Giapponese, esempio, proprio per chi si interessa. per chi è amante di tutta la cultura dei manga, di tutta la cultura dei libri, della letteratura, anche chi magari studia cos'è il karate, queste cose qui, entrare nella cultura e nella scrittura, secondo me, Molto ne vale la facile pena. anche perché il karate e il judo parlano in giapponese, i chini san in giapponese, Sono i tutti ni san, termini. tutti Vi ricordo che termini giapponesi, il presidente Putin fa judo. che ha battuto, sì, ha fatto il judo anche con Izumi, Altro che con uno dei Boris primi Johnson ministri dice ci giapponesi, mettiamo a torso e ha nudo. vinto lui. Boris Johnson inizia a fare judo, inizia a fare karate, poi dopo ti metti a torso nudo. Al momento copriti, copriti le macerie. Scusa, ma è la verità. Ecco. Va bene, vuoi salutare, vuoi dare un messaggio, vuoi, non so, vuoi dire un qualcosa che così poi salutiamo tutti, non so, lasciare un tuo messaggio. Se volete potete contattarmi per corso di giapponese o storia dell'architettura giapponese, il corso di cui parlavo prima. Vi dico Oyasumi Sai, che vuol dire buonanotte. Vi dico Sì. Arigatou Gozaimashita, che è Arigatou Gozaimashita, un saluto e un ringraziamento al passato, che in italiano non esiste, però grazie per quello che avete, per il vostro ascolto. Arigatou Gozaimashita, Oyasumi Nasai, che vuol dire buonanotte. Di tuoi contatti, Federico Fava qui su TikTok 873, oppure altri contatti. Federico Fava 873, fava@tiscali.it, fava@tiscali.it, poi mi trovate anche su Facebook, Fava Federico, Federico Fava. E Oyasumi Nasai, che vuol dire buonanotte, o Caressa Maestà, che letteralmente significa che siamo stancati, però il vero significato è abbiamo lavorato bene. Anch'io, io ecco, e soprattutto posso chiederti un saluto? Posso chiederti un saluto in lingua giapponese perché io adoro la figura di Julian Assange e vi invito a firmare la raccolta firme per liberare Julian Assange. Se lo puoi dire anche in giapponese, mi faresti un regalo grande. In giapponese, Julian Assange libero. Guarda, io ti ringrazierei tanto. Adesso mi prende alla sprovvista, perché dovrei studiare effettivamente come si può dire, perché ci sono diversi modi. Te lo dico in inglese, quindi. Lo Così dico anche in giapponese. Julian improvvisato. Assange free, free, free. Questo lo dicono anche in giapponese. Julian Assange free. Julian Assange free, come in inglese, Julian Assange free. Se vi invito a firmare la petizione sul sito di Amnesty International, Julian Assange free, perché il giornalismo non può essere un reato, Non ok? può E morire. pace Allora in io giapponese? solitamente Come si dice pace in giapponese? sova Sowa? Eva Eva Eva? Eva. Eva Allora, Eva, allora io saluto arigato, che buonanotte. pacà, ve lo dico in russo pacà, shalom. Salam alaikum, good night, buon nuit e alla prossima. Bacione, Allora, grazie Federico, Gianni, io saluto arigato, proprio il arigato, arigato, arigato. chat. Noi ti siamo stati, vuol dire.